signore e signori, Leonardo Di Lorenzo. Buonasera a tutti. Io cercherò di farvi da guida questa serata per spiegarvi un po' cosa avevo in testa, ma soprattutto cosa avevo nel cuore quando ho scritto queste opere. Io non sono molto bravo a parlare di me stesso, quindi spero di sciogliermi un po' durante la serata. Noi, guarda caso, inizieremo con un brano che io ho scritto per farmi un po' un autoritratto, come fanno i pittori, per spiegarmi un po' in musica, e spero, la prima cosa che mi viene in mente di dirvi stasera è che spero di darvi tutta l'emozione che mi state dando. Per me tornare a Brescia è come tornare a casa. Io sono stato cresciuto da questa città, dal conservatore di questa città e da maestri di questa città, per cui grazie mille per essere venuti così in numero, così veramente commovente. Visto il tema della serata, io vi presento il pilota che mi guiderà in questo viaggio questa sera, che è il maestro Giuseppe Orizio. Ci vediamo più tardi, sperando che mi sia sciolto questo bellissimo magone che ho adesso. Grazie.
Stasera credo che saremo più o meno 800 persone. E io quando scrivo cerco sempre di dare al pubblico una storia in cui rivedersi, in cui fantasticare. Allora sarebbe bello, e questa è una cosa che io chiedevo quest'estate quando abbiamo fatto la nostra tournée che ci ha portato qui, di immaginare di essere voi gli astronauti e di immaginare che questo teatro decolli. E poi sentirete la musica, e quando la musica si fa più calma potete immaginarvi di essere nello spazio, guardare la Terra da lontano, poi sentirete un allarme improvviso, un volo un po' problematico e poi un atterraggio. Cercate di immaginare tutto questo come l'ho visto io. Grazie. Thank you.
Adesso siamo arrivati sulla Luna e camminiamo in un paesaggio sconosciuto per cui abbiamo paura, camminiamo a passo lento, vediamo delle cose che si muovono, ci giriamo spaventati. Poi a un certo punto c'è una luce e si vede un paesaggio lontano, bellissimo, pieno di colori. Allora a quel punto ci tranquillizziamo e cominciamo a incamminarci verso questo paesaggio alieno.
Far sì che gli alieni e gli astronauti parlassero insieme, per cui la musica si stringeva, si ingrossava secondo me la corporatura degli alieni, chi il basso, chi il grasso, chi, perché io non ho mai creduto nei film americani in cui gli alieni girano tutti, per cui a me piaceva questa idea dell'unione degli astronauti in amicizia con gli alieni, anche per metaforizzare un pochettino l'abbattimento delle paure nei confronti di cose che non conosciamo. Questo era l'ultimo brano. Il prossimo brano si chiama Strega di Mosca ed è un tema che ho scritto per un film inglese che poi non è stato prodotto, come capita spesso, perché i progetti cinematografici nascono e poi la mancanza di finanziamenti non ne permette poi l'esecuzione pratica, la produzione. Per cui ho fatto un tema di variazione pensando a questo personaggio un po' strano, cioè strega in Russia. Grazie. Thank you.
Che negli anni 60 era conosciuto meglio come Talk of the Town, che era un locale molto importante dove suonavano Tom Jones e altre persone insomma, abbastanza conosciute. E dopo la serata io ero al bar, era il periodo delle Paralimpiadi di Londra, e ho visto queste tute che sono entrate al bar, che ho scritto in Italia, allora mi sono incuriosito e sono andato a parlarci e ho scoperto che era nazionale di nuoto paralimpico. E tutte persone veramente molto carine, il presidente era lì presente con loro, per cui io davanti a una birra gli ho detto: ma voi non ce l'avete un inno? E ho detto: no, veramente noi non ci abbiamo mai pensato. E gli ho detto: se volete,
posso scrivermi qualcosa, poi se vi piace. Tutto oggi questo è l'unico inno federale paralimpico esistente, per cui è la federazione di nuoto è l'unica federazione paralimpica ad avere un inno, che stasera ascolterete. Si sta preparando per farvi una sorpresa per il prossimo brano. Io a questo punto ci terrei molto a ricordare. Scusate. I miei maestri, che non ci sono più, e uno è stato il maestro Gianluigi Fia, che qui a Brescia immagino conoscerete, e il maestro Giancarlo Facchinetti, che ha. È stato eseguito qui a grande la prossima volta, perché ancora mi ricordo quando facevamo lezione mi diceva di Lorenzo, ma perché mi ha fatto salire l'obo di una quarta, così non va bene, non strappava tutto i fogli da davanti, però insomma il suo essere così rigido e duro con me, forse spero che sia servito a qualcosa, perché non ve l'ho ancora chiesto, ma spero che concerto che stia piacendo. Per quello che riguarda il prossimo brano, io uno dei progetti su cui sto lavorando è un musical che si chiama Spaghetti West End, che è la storia di un ragazzo italiano che negli anni 60 va a Londra per cercare di essere un po' un rockstar, un personaggio nel mondo della musica, e viene coinvolto nella malavita dell'epoca, che all'epoca nel 68 ahimè era italiano, perché pochi sanno che a Soho, a Londra, c'era un personaggio che si chiamava Albert Dimes, il cui nome vero era Alberto Di Meo, che controllava il West End mentre l'East End era sotto controllo dei gemelli Cray. Io ho cercato di riportare in musica la storia, questa storia un po' di finzione, ma piena poi di riferimenti storici veri, perché ho fatto una lunga ricerca sulla Londra dell'epoca, e ho fatto un po' una sfida con me stesso, perché credo che sia importante per noi compositori viventi avere dei punti di riferimento, come ce l'abbiamo tutti, insomma, anch'io ho i miei punti di riferimento, però credo che a volte sia anche divertente
se non dovuto cercare di migliorare nei limiti del possibile il lavoro di persone che sono venute prima di noi, che ci hanno permesso poi di imparare. Allora io ho detto, vorrei fare un tema bello almeno quanto Il Padrino di Nino Rota, e poi mi direte voi alla fine se ci sono riuscito. Io ci ho provato, anch'io a volte sono un po' arrogante, però noi artisti siamo tutti un po', no? Ci dobbiamo gonfiare un po' per andare avanti, perché dobbiamo farci coraggio, perché non è una vita facilissima. Per cui se il maestro Rizzo è pronto, io lo chiamerei fuori e lo lascio a voi. Questo brano si chiama Il Valzer. Il titolo è Il Valzer di Pandemia. Conoscesse Giuseppe Tornatore, vi prego di parlargli di questo concetto. Vi parlo un po' della prossima suite, si chiama Angeli sulla Terra, ed è una suite che io ho scritto per un'iniziativa di quest'estate molto, molto bella, che mi ha portato a contatto col mondo dei disabili, che io non conoscevo da vicino da prima.
L'iniziativa è nata da questa mostra che si chiamava Angeli Colori della Musica, che qualcuno di voi avrà visto qui a Piazza Paolo VI. E io ho dedicato questi tre movimenti a questi ragazzi che io ho conosciuto, che io ho chiamato angeli, cioè una cosa puramente metaforica. Il primo movimento è una marcia che li vede arrivare con potenza. Poi parlerò del secondo movimento, ma fondamentalmente vorrei dire che il significato della suite è quello di cercare un pochettino, che vorrei cercare un pochettino di... Poi le parole un po' vanno perse, chissà quante volte avete sentito queste parole, però io vi parlo della mia esperienza, cioè conoscere questi ragazzi mi ha fatto capire, se non altro mi ha confermato una teoria che ho sempre avuto, cioè quella che noi non riusciamo più a tirar fuori quello che abbiamo dentro perché abbiamo paura delle conseguenze, delle ripercussioni, per cui anche certe volte fidarci di qualcuno, abbracciare qualcuno, esprimere le nostre emozioni ci rende ovviamente, giustamente ci rende vulnerabili, cosa che invece questi ragazzi non fanno. Io ho avuto modo di conoscerli e loro ti si buttano con le braccia addosso senza secondi fini e altri scopi subdoli, insomma, per cui ho scritto questa suite per loro. Il primo movimento è la marcia, poi tornerò per spiegarvi il secondo, che è particolare, insomma. Grazie.
Questo movimento, come vi spiegavo, si chiama Posso insegnarti a volare, anche volare qui inteso non in senso di modugno, ma in senso metaforico, cioè la capacità di essere umani, diciamo, fondamentalmente. E questo brano è un tema d'amore fra un angelo e un umano, che si incontrano e l'angelo cerca di insegnare all'umano a volare. L'umano non ci riesce, poi casca per terra, si rialza, e poi alla fine però ce la fa e riesce a volare con l'angelo. Speriamo che è una cosa che riusciremo a fare un po' tutti nel futuro. Thank you.
le nuvole, sperando che questi angeli abbiano portato la loro missione a compimento in maniera positiva, e poi torniamo da dove sono arrivati. Questo brano si chiama Chiara, che io in realtà ho scritto per mia sorella, però mi piacerebbe dedicarlo a un po' tutte le chiare stasera. Quante siete? Una? Solo una? Cascio.
No, grazie, era una soddisfazione che dovevo togliere questa. Sono anche la legislatura di. Io sono arrivato alla fine della serata, per cui se volete il bis, potete chiedere quale, anche se vi ricordate il brano, per me. Chiaro. La marcia, la strega.
Con l'assessore Roberta Morelli, la quale ha promosso, ha voluto fortemente questo concerto dopo aver ascoltato Piazza Paolo VI e l'ha promosso con tutte le forze che aveva, per cui grazie. E le autorità presenti in sala e i miei sostenitori che sono fortunato di avere, sono tutte eccellenze bresciane e bergamasche, grazie del vostro sostegno. Poi vorrei ringraziare l'Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani e l'Agenzia Orbiter, che ci hanno patrocinato. Tutta la stampa presente che mi ha graziato con dei bellissimi articoli in questi giorni, grazie mille. Poi vorrei ringraziare Rustico Perfiore Onlus Memorial Silvia Fioretti. Il reparto di pediatria degli ospedali civili di Brescia che è parte. Poi soprattutto un grazie allo staff di questo teatro che è stato veramente professionale, che ci ha accolto nel migliore dei modi, ci ha reso la vita molto facile. Insomma, noi veniamo qui, suoniamo, ma dietro c'è un grandissimo lavoro di coordinamento che loro fanno, per cui grazie mille.